Ciao a tutti da Saridor e bentornati su American Truck Simulator. Oggi, in compagnia della signorina Galina, la mitica signorina Galina, ci faremo un viaggetto, un carico pesante. E sì, diciamo che la cazzata è sempre dietro l'angolo, però stavolta non c'entra lei. Comunque non aggiungo altro. Buona visione. Signorina Galina, ma quanto tempo? Mamma mia, ma quanto tempo che ci vediamo? Ma guarda che bel mugino che c'ha, che bel faccino. Allora, dove siamo? E chi si ricorda dove cacchio siamo? Ok, siamo qua più o meno. Vediamo se qua nei paraggi riusciamo a trovare qualche lavoro. Ok, abbiamo questo qua. Rincazzatrice? Ah, vabbè, sì. È una macchina per lavori stradali. Scade tra 7 ore e mezzo. Ci danno 17.000. Non è che ci diano tantissimo, eh. È un lavoro pesante. Un rimorchio articolato. Mica, quei rimorchi che non servono un cazzo. Io vorrei sapere perché ci attaccano questa appendice qua dietro. E va bene, dai, andiamo a farlo. Andiamo a fare questo lavoretto, sì, tutte cose. Ok, signorina, eccoci qua. A quanto pare siamo qui. Ma che bello che è il camion. Poi magari potremo ritoccarlo un pochettino. Boh, non lo so, vabbè, qualcosa faremo. Allora, intanto possiamo mettere in moto. Ok, signorina, quanto dobbiamo fare? 73 miglia alla faccia. Vabbè, ma tempo ne abbiamo per i beati, assolutamente sì. Ma guarda che bel posto, cioè che bel posto, vabbè. Che belle visuali. Tu che hai lasciato le forche così, sei un perfetto imbecille, sappilo. Perché se arriva qualcuno giusto con un camion ci si pianta. Se lo pianta in cabina. Allora, non siamo eccessivamente stanchi, abbiamo anche il pieno. Cosa vogliamo di più dalla vita, vabbè. Signorina, a questo punto io direi, quello lì che non fa un cazzo. È bello vedere i depositi, Ok. Possiamo passare di qua? No, non possiamo passare di qua. Vabbè, pazienza, faremo retromarcia e torneremo dietro. Ma che palle però. Ok, signorina, siamo arrivati finalmente. Sì, non ci abbiamo messo moltissimo, Ok, vediamo un po'. Sì, abbiamo finito. Ok, vediamo un pochettino qui cosa dicono, cosa vogliono. Ok, eccolo qua il nostro trasporto. Accettiamolo, sì, va bene. Che palle che siete. Domanda, dov'è? Ah, è lì. Ok, come faccio a uscire di qua? Ah, poi posso proseguire di lì, va bene, va bene. Ok, agganciamolo. Facciamo la manovra d'avvicinamento come al nostro solito. E poi agganceremo sto coso. Signorina, prendiamoci un po' più di spazio. Che tanto voglio dire, non succede niente se esageriamo un po'. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Quasi. A modo. Agganciamo tutto e pronti a partire. Ok, eccolo qua la nostra cosa. Sì. Oltretutto è un posto sperduto. Guarda lì, traversine, cosa non ce n'è. Ma che è, una ferrovia? Sì, è una ferrovia. Ok, e qua abbiamo il nostro mezzo che adesso dovremo... Dove cacchio? Ah, di lì? Vabbè, non è poi tanto difficilissimo, Sì, sì, mi conviene passare di lì perché altrimenti è un disastro. Non voglio fare inversione di marcia con questo coso. Che già sarà difficile passare di là, a quanto vedo, Ok, signorina, possiamo muovere, andiamo, pianino. Sì, pianino sta qua proprio. Sta bestia. Troverò un nuovo percorso. Voglio dire, non è che c'è da trovare... Minchia, come tira al volante. Dicevo, non è che c'è da trovare un nuovo percorso, È un faro di cavallo. Ci riuniamo poi là. Ok, andiamo avanti. È incredibile quanto cambia il force feedback del volante quando... Sì, ciao, Dicevo, quando hai un carico pesante così su una strada sterrata così, cioè, senti proprio che tira parecchio il volante. Ok, dai, proviamo. Proviamocela, guarda che motore. Che locomotore. Chissà quanti cavalli c'ha quel coso lì. Ok, abbandoniamo la strada sterrata e finalmente un po' di asfalto. Wow, era ora, Mamma mia, sì. Non che mi dispiace non fare queste strade, Però voglio dire, non abbiamo il... Boh, ho sentito un colpo, sono successe cose. Dicevo, non abbiamo un mezzo adeguato per fare questi numeri noi. Ok, adesso voglio ridere. Adesso voglio assolutamente ridere.
perché io so già che se mi fermo lì, poi scatta il binario, scatta il treno. Ok, andiamo avanti e allarghiamoci il più possibile, signorina, non facciamo una curva alla vigliacca delle nostre. Ok, non c'è nessuno. Signorina, più possibile, andiamo anche sull'erba dall'altra parte, non se ne frega niente. Tanto loro credo che si fermino, spero che si fermino. Sì, si sono fermati. Grazie ragazzi, molto gentili. Ok, dovremmo avere il rimorchio in uscita. Sì, assolutamente sì. Sì, ma ragazzo, puoi andare anche un po' più là, è pezzo di schifo. Guarda questo, bisognerebbe che ti portassero via. Ok, andiamo avanti, signorina. Siamo riusciti a fare tutto senza fare danni. Miracolo, miracolo. Guarda sotto, non so com'è arrivato. Brutto cretino che non sei altro. Ok, signorina, mi metto al freccino. Ok, non era necessario fermarsi, cioè lei si ferma quando non deve, proprio sempre. Ok, di qua non c'è nessuno, di qua non c'è nessuno. Facciamo la curvetta e andiamo. Cioè, guarda te che cacchio di transatlantico che c'ho. Prepararsi. Vabbè, lasciamo perderlo, lasciamo perdere. Signorina, mi raccomando che c'è una curva secca a destra, Brutta voltare oltretutto, quindi allarghiamoci il più possibile. Chi se ne frega se arrivano macchine, vabbè, ma tanto questo è un senso unico, quindi non dovremmo avere... Non è un senso unico. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Mettiamola così. Ok, signorina, proseguiamo fino al prossimo disastro. Comunque è un vero peccato che il GPS lì in bordo allo schermo, al parabrezza non funzioni. Ieri sera stavo andando a lavorare e mi sono fermato come al solito a fare pausa in autogrill, perché sì, è obbligatoria. E ho visto che c'era un camion, sì, ho visto che c'era un camion che ce l'aveva il navigatore proiettato sul parabrezza. È una figata incredibile. Oltretutto non so neanche quanto possa costare, però è quell'affare lì. Ma sicuramente tanto. Ok, signorina, perché ci siamo così fermati? Non lo so. Tanto che la signorina tra 3 ore e mezza inizierà a grugnire, quindi dobbiamo cercare una pezzola di sosta. Ok, ne ho impostato una che più o meno tra 2 ore qualcosa dovremmo arrivare, quindi un po' di tolleranza l'abbiamo, si sa mai che, eh? Ok signorina, però muoviamoci perché non abbiamo tutto questo tempo, ecco. Non è che ci sia molto da vedere, anche perché è notte, però non è poi malaccio, ecco. Signorina, andiamo. Si è scattato verde, Non volevo dirglielo, non volevo disturbare il suo attimo idilliaco, ecco. Abbiamo scoperto un punto panoramico. Oh, rallenti, signorina, immediatamente. Dobbiamo vederlo, a tutti i costi. Dato che ce l'abbiamo anche qui. Ma è di sotto. Ma vaffanchiurlo. Niente, non possiamo vederlo. Pazienza, signorina, pazienza. Un altro semaforo, come al solito, lavori in corso, vabbè, stavolta... No, non mi fermo, col cacchio. Sto scherzando, poi non ripartiamo più. Eccoli! L'orco si è fatto... Te levi dai coglioni! Signorina, se viene su una macchina, una frittata! Facciamolo un po' andare, per favore, stavolta! Stavolta però mi ha rotto le palle, beh lì! Ma una certa, sai com'è? Ah, è pure chiuso qua! Signorina, ricordiamoci che dobbiamo togliere... Signorina, non mi faccia il grugnito! Dicevo, dobbiamo togliere l'UHD perché è parecchio fastidioso. Cosa abbiamo qui? Un altro punto di interesse? Un punto panoramico. Stavolta me lo vedo, Stavolta possiamo vedercelo, Sì, è notte, non so cosa riusciremo a vedere. Però, oddio. Tanto già che siamo qua, perché no? Ok, spegniti. Spegni il camion. Ok, tiri freno a mano prima che succeda di nuovo come l'altra volta scorsa. Bello. Non cazzo. Ok, signorina, abbiamo un po' tutto, per favore. Ok, togliamo lo freno a mano. E a questo punto possiamo muovere di nuovo. Ok, ho cambiato punto per riposare. Perché abbiamo perso tanto tempo. Non pensavo che riuscissimo a perdere così tanto tempo.
E quindi l'ho avvicinato, voglio dire, per fortuna qua non mancano, ecco. È subito dopo dietro questo curvone qua. Non questo, ma quello successivo. No, vabbè, ormai siamo arrivati, quindi la signorina tra poco farà le ninne. Ok, la signorina sta sonno, buonanotte, ci vediamo domani. Ok, ma che bella giornata di merda, signorina. Wow, favoloso. Vediamo un po'. Fantastico. Ah, è proprio così. Ci siamo fermati. Non potevamo metterci un po' meglio, no, eh? Vabbè, pazienza, pazienza. Ok, signorina. Ci muoviamo, cosa dici? Togliamo a freno a mano perché sennò non partiamo mai più. Ok, credo che possiamo muovere a questo punto. Ok, muoviamo dopo che è passato quel tizio, grazie. Guarda che tempo di merda. Elevati. Mamma mia, un rimbambito proprio, eh. Ok, signorina, torniamo in cabina e muoviamoci. Guarda, io odio la pioggia. Io odio la pioggia su qualsiasi gioco. Ok, le rate del prestito per un totale di... quasi 8.000 dollari l'anima degli immortali loro. E signorina, dove siamo? Però... signorina, dove cazzo va? Devi andare dritti, eh? Ok, signorina, piove, dobbiamo andare piano perché le gomme tengono un cazzo, praticamente. E abbiamo anche non so quanto peso dietro, quindi dobbiamo andare a modo. E sì, sento che si alleggerisce lo sterzo. A voglia... mi tiene un cazzo. Il brutto di questo gioco è che non ti dice quale gomma va bene per il bagnato, quale per l'asciutto, eccetera eccetera. No, è una pecca. Su Euro Truck ad esempio te lo dice, qua no. Pure voglio dire, giochiamo in famiglia, eh. No, non è così difficile. Comunque stavo notando come posto non è veramente niente male. Porca Eva. Sì, signorina, mi dispiace. Fort qualcosa, esplorazzi. E vai te, cretino. Ma pensa a te. Che... sì, stavolta è colpa mia, l'ho fatta distrarre io. Vabbè, pazienza, pazienza. Abbiamo un altro punto di interesse, un altro punto panoramico? Vabbè, andiamo a vederlo subito, nel caso. Ok, spegniamo tutto, freno a mano e punto panoramico. Però, guarda il treno che arriva, che ballino che è. Il tempo fa schifo, non rompere che sto guardando cose. Vabbè, dai. Cos'è? Welcome to Fort Stockton. Oh, carino. Che cacchio? Il Roadrunner. Dov'è Will Coyote? Sì, è lui, credo sia lui. Che cretinata. Oh, ma che bel paesaggio, che bel panorama. Wow. Sì, quelle un po' meno belle se scoppiano, ma vabbè. Minchia, quante cacchio sono quelle cisterne? Wow. Bello però, dai, bello. Cacchio è sto coso? Un murale, qualcosa, non so. È lui, sempre Roadrunner. Perlomeno credo sia lui, non lo so. Ma che bello. Bello, bello, mi piace. Paesaggi sconfinati, veramente wow. Bello davvero. Sì, natura selvaggia, incontaminata, sconfinata, mettiamola come vuoi. Incontaminata non è capito tanto, ma va bene, dettagli. Però wow! Bello! Le classiche cittadine, ok signorina, possiamo ripartire volendo, eh? Signorina, guardi un po' che casino che abbiamo fatto. Ok, andiamo. Sì, mi levo un attimo. Ok, nel mentre siamo arrivati, ho visto adesso. Ok, siamo arrivati e ha smesso anche di piovere. Cosa vogliamo di più dalla vita? Ok, signorina, dove vogliono sto coso? Ok, allora, lo vogliono lì davanti? Va bene, perfetto. Neanche tanto difficile. C'è la rampetta. Cazzo. È un po' più difficile? Sì, assolutamente sì. Ma ce la faremo lo stesso, credo, spero, non lo so. Ok, il brutto di questo affare qua è che non si vede veramente un cazzo le linee a terra. Ma dovremmo esserci, sì, più o meno sì, via. Cerchiamo di allineare il camion e tutto. Ok. Siamo un pochettino più scarsi, magari gli va bene. Non lo so, stavolta non credo che gli vada bene, eh. Signorina, stavolta mi sa che... dove cazzo sta andando? Sta drizzi. Ok, dovremmo esserci... che culo, gli va bene.
Perfetto, allora prena a mano, spenga il motore, tacchiamo tutto, tiriamo giù le zampe, guarda le zampette come vanno giù e vediamo cosa abbiamo guadagnato. Allora, eccellente, manco guai. Allora, 20 ore e 14 minuti di viaggio, 70 galloni, abbiamo guadagnato 17, quasi 18.000 dollari e quasi 900 di esperienza. E ok, per ora fermiamoci qui, siamo riusciti a fare questo carico pesante, abbiamo fatto un bel frontale con una macchina, però stavolta è colpa mia. La signorina stavolta non c'entra niente. Una volta tanto, una volta tanto. Nel prossimo episodio vedremo, abbiamo ancora tante tante cose da fare e vedremo cosa ci attende. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, e noi se vorrete ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!